Buon pomeriggio, questo è lo spazio F della Fondazione di Modena. Quello che avete appena visto non è la pubblicità di una caffettiera, ma è il video promozionale della giornata europea delle fondazioni che sarà celebrata il 1° ottobre. Titolo della giornata è Risuona Italia, tante piazze, una sola comunità. Sì, con un chiaro richiamo alla volontà di ripartenza dopo il lockdown per l'emergenza Covid-19. Per parlare di questa giornata europea delle fondazioni abbiamo qui con noi due giovani musicisti, abbiamo un pianista e compositore, Marco Pedrazzi, sono tutti e due dell'Istituto Vecchi Tonelli, e Martina Silva, che è una violoncellista. Perché loro? Perché saranno loro tra i protagonisti di questa giornata europea delle fondazioni, che prevede come programma un flash, il 1° ottobre, ripeto, alle 11, un flash mob in via Emilia all'incrocio con via Modonella vicino alle Poste, e Marco dirigerà questa orchestra da camera dell'Istituto Vecchi Tonelli, sono tutti giovani musicisti che eseguiranno l'inno alla gioia di Beethoven, che è anche inno dell'Unione Europea. Alle 11:20, subito dopo, davanti alla statua di Luciano Pavarotti, quindi in via Goldoni, ci sarà invece un concerto dei i Giovincelli, si chiamano, no? Sì, È esatto. un'orchestra di violoncelli che eseguiranno un concerto con varie musiche, ma poi avremo l'occasione anche di approfondire e di vedere, di capire che cosa faranno. Adesso, per capire un po' meglio il significato di questa giornata, di questo 1° ottobre, che è una giornata che è promossa da DAFNE, che è un'associazione, è l'organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni di tutta Europa, Donors on the Foundation Networks in Europe, e in Italia è promossa dall'ACRI, che è l'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria Italiane. Adesso, per appunto capire il significato di questa giornata, abbiamo un messaggio che è stato rivolto alla fondazione, alla città, dal presidente dell'ACRI, Francesco Profumo. E possiamo ascoltarlo. Buongiorno a tutti. Voglio rivolgere al presidente e caro amico Paolo Cavicchioli e a tutta la Fondazione di Modena il mio sincero apprezzamento per l'inaugurazione di Spazio F, un'iniziativa che testimonia ancora una volta e in maniera tangibile la perdura della Fondazione alla sua comunità. Il mio augurio è che questo luogo diventi davvero uno spazio di incontro, dialogo e approfondimento, che attraverso l'innovazione e la partecipazione possa contribuire allo sviluppo del territorio. Spazio F è un esempio emblematico di quello che festeggeremo il prossimo 1° ottobre in tutta Italia, in occasione della giornata europea delle fondazioni. Per celebrare questa giornata, infatti, ACRI e le fondazioni di origine bancaria hanno organizzato insieme un sincronico di eventi in tutta Italia, dal nome Risuona Italia, tante piazze, una sola comunità. Per lanciare un'esortazione a ripartire tutti insieme all'insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. Si tratta di un concerto simultaneo di orchestre giovanili che dalle ore 11 del 1° ottobre si esibiranno in 50 piazze del nostro paese, avviando tutte insieme i loro concerti con l'inno della gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Tra queste piazze ci sarà anche Modena. L'evento combina alcuni elementi simbolici che connotano l'identità delle fondazioni e il contenuto della loro azione. I giovani sono da sempre i principali destinatari delle attività delle fondazioni, a partire dal vasto programma del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La musica, principale forma di espressione artistica che rappresenta un linguaggio comune,
capace di travalicare i confini e un potente strumento di dialogo, di libertà e di uguaglianza. L'Unione Europea, troppo spesso bistrattata, ma che è la più grande costruzione di pace e di libertà che i popoli nel nostro continente siano mai stati in grado di realizzare. L'Europa non è un sogno, è una realtà che necessita del contributo di tutti per essere migliore e più unito. Grazie e buona giornata. Questo era Francesco Profumo, il presidente dell'ACRI, dell'associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria italiane. Ecco, una cosa che importante è che questo evento che si svolge qui a Modena il 1° di ottobre sarà in simultanea con altre 50 città italiane. In contemporanea alle 11 sarà eseguito da una cinquantina di orchestre giovanili di tutta Italia l'inno alla gioia di Beethoven. Ecco, da qui vorrei partire. Il presidente Profumo ha giustamente sottolineato, come dire, questo elemento che è fondamentale, questa idea di Europa che c'è in questa iniziativa, in questa manifestazione. Io la prima, innanzitutto vorrei che voi raccontaste, come dire, che cosa farete esattamente, come si svolgerà questa giornata. Ricordo, Marco Pedrazzi, compositore, pianista, dirigerà questa orchestra da camera in Via Emilia, l'Inno alla Gioia, mentre Martina Silva è una violoncellista e si esibirà davanti alla statua di Luciano Pavarotti alle 11:30, subito dopo la fine del concerto. Marco, a te, raccontaci. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito innanzitutto. Allora, per quello che riguarda la mia parte, diciamo, del concerto, che poi è mia fino a un certo punto, perché Martina suonerà anche alle 11, appunto, in orchestra da camera, proprio l'Inno alla Gioia, il mio ruolo è stato quello di trascrivere, sostanzialmente, la partitura originale di Beethoven, in questo caso la parte del quarto movimento della Nona Sinfonia, dove appunto viene intonato questo testo di Schiller, che è una partitura per grande orchestra con percussioni, insomma tantissimi strumenti, coro, solisti eccetera. Noi non avevamo questi mezzi e come sempre è stato nella storia i compositori si occupano anche a volte di trascrivere, cioè tradurre partiture per altri organici, e quindi quello che è stato fatto è capire un po' chi avevamo a disposizione, quali strumenti. In questo caso abbiamo violoncello, contrabbasso e un nutrito ensemble di fiati, e il mio lavoro è stato tradurre questa partitura per questo organico. È un lavoro estremamente interessante perché attraverso questa trascrizione poi c'è l'occasione di approfondire la composizione, andare a vedere le scelte che Beethoven ha fatto per scrivere questo grandissimo capolavoro che poi è stato scelto per diventare l'inno europeo e che quindi in questa veste verrà eseguito. Ma quindi diciamo questo è stato il mio lavoro a proposito della partitura di Beethoven. Poi se Martina vuol dire invece sulle 11:30 cosa suonerete, cosa succederà. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie ancora per l'invito. E allora sì, alle 11:20 ci sposteremo al teatro in via Goldoni davanti alla statua di Pavarotti appunto, e si esibirà il gruppo dei Giovincelli. I Giovincelli sono un gruppo, un'orchestra giovanile di violoncelli dell'Istituto Vecchi Tonelli, che è appunto coordinato dal maestro Alessandro Andriani, e ci esibiremo appunto suonando, elenco i brani, okay? Suoniamo appunto Song of the Birds di Pablo Casals, poi suoneremo un canone per due violoncelli in cui l'orchestra di violoncelli si dividerà in due parti di Domenico Gabrielli. Poi suoneremo una danza di Rossini, un brano di Selmi diviso in più parti, in un canto ostinato, in un canto rapsodico, e un concerto per campane, tra l'altro ritoccata, in cui le campane sono gli armonici che tutte le sezioni di violoncelli, che in questo brano sono tre, sono eseguiti toccando le corde, sfiorandole, quindi suonando degli armonici. E poi suoneremo un brano molto più complesso, che è appunto la Polonaise du Concert di David Popper, un brano molto virtuoso, se così si può dire.
E nulla, è anche un modo per, cioè, sostanzialmente promuovere questo strumento in cui l'insegnante inserisce sin da giovani appunto tutti i suoi violoncellisti, quindi i suoi studenti, quindi è anche un percorso di crescita. Grazie. Voglio ricordare i nomi dei partecipanti, perché ecco, per quanto riguarda l'orchestra da camera che eseguirà Lino La Gioia, diretto da Marco Pedrazzi, gli altri esecutori sono Beatrice Bini, Maria Carla Zelocchi e Brenda Di Mecole a flauti, Marco Daidone o Daidone e Luigi Verrecchia oboi, Maria Nunzia Visconti e Cimaia Ferrari clarinetti, Margherita Martino e Alice Scacchetti fagotti, Silvia Caleffi e Andrea Noschese alle trombe. Mentre l'ensemble dei violoncelli è composto, oltre che da Martina Silva, da Eleonora Venuti, Alberto Cavazzini, Giacomo Landi, Gea Sandro e Demetra Maini. Voglio tornare un attimo sul tema che mi sembra il filo rosso veramente di questa iniziativa, che è l'Europa e in particolare Lino La Gioia. Beethoven ha messo in musica i versi di Friedrich Schiller, forse adattandoli anche leggermente modificandoli, e io voglio leggervi, poi voglio il vostro commento, voglio leggervi la parte finale del coro, che suona così: tutti gli uomini saranno fratelli. Percorrete, fratelli, la vostra strada, gioiosi come un eroe verso la vittoria. Abbracciatevi, moltitudini. Questo bacio al mondo intero, fratelli, sopra la volta stellata, deve certo abitare un padre amorevole. Commentando questi versi, Corrado Augias, in un articolo recente su Repubblica, scrive: c'è qui il meglio del romanticismo. La gioia di cui si parla non è la banale allegria, ma il traguardo di un percorso spirituale che gli esseri umani possono compiere liberandosi dal male e dall'odio. Devo dire che parole, quelle di Schiller e la musica di Beethoven, profetiche, nel senso che poi rivestono oggi un significato anche particolare, no? per l'epoca che noi viviamo. Voi che frequentate Beethoven molto più di me, insomma, anche e avete la fortuna di eseguirlo, ecco, come vive queste parole? Sono parole e idee dell'Ottocento, addirittura sull'onda dell'illuminismo, ma qual è l'attualità di queste parole? E poi anche che idea voi giovani avete di questa grande visione europea, di questa grande idea dell'Europa? Come la vivete? Come la sentite? Martina, vuoi dire qualcosa tu? Allora, sì, è un tema molto profondo, sicuramente, che dovrebbe espandersi un po' di più tra noi giovani, sostanzialmente, perché io, allora, essendo appunto giovane, la vivo un po' in maniera un po' particolare, perché noto come all'interno della mia generazione ci siano tante differenziazioni e questo tema, secondo me, è dell'uguaglianza, cioè siamo tutti fratelli, dovrebbe essere condiviso un po' di più, appunto, secondo me, se un parere personale, e sentirci un po' più parte tutti dello stesso mondo. E la musica, secondo me, è una via fondamentale, una delle più importanti, secondo il mio parere, che può aiutare appunto a unificare sostanzialmente la mia generazione, quindi in particolare. Sì, è un concetto che sottolineava anche Profumo, cioè la musica come linguaggio universale capace di unire i popoli, unire le comunità. E tu, Marco, che cosa dici? Sì, concordo assolutamente, e tra l'altro anche se guardiamo le biografie dei più grandi compositori, dei più grandi musicisti, ben prima che l'Europa fosse formata, la concezione per molti era già europea. Faccio per esempio l'esempio di questo Georg Fat, che è stato un importante violinista e compositore, che suonava il violino a Parigi, anche se lui era tedesco, poi ha studiato a Praga,
Roma, è ritornato nel proprio paese e ha portato queste esperienze in Germania, in un periodo in cui tra l'altro Germania e Francia erano in guerra, siamo a fine 600, e lui stesso dichiara pubblicamente in maniera molto esplicita e dice queste parole che le trovo molto attuali, sono quindi precedenti poi a Beethoven, eccetera, però siamo in quel contesto, in quella direzione. E lui dice proprio, dal momento che ho cominciato la mia carriera in Francia con i più esperti maestri dell'arte musicale, mi rendo conto che potrei essere accusato di favorire quella nazione oltre il dovuto e che in quest'epoca di guerre con la Francia potrei essere considerato indegno delle orecchie tedesche. Le armi di guerra e le ragioni che le fanno impugnare sono però ben lontane da me. Le note, le corde e le dolci melodie guidano il mio percorso e quando io unisco la maniera francese, quella tedesca, d'italiana, di suonare e di scrivere, non lo faccio per cominciare una guerra, ma al contrario per preludere all'unità, alla dolce pace che tutti i popoli desiderano. Cioè, e sono anche i periodi in cui cominciano a comparire delle suite, cioè degli elenchi di danze, dei grandi compositori, Bach, così, in cui c'è una danza francese, una danza italiana, una danza, quindi non so, la giga italiana, la courante francese, l'allemande è tedesca, la sarabanda è spagnola, e compaiono tutte insieme, senza annullare la loro individualità, perché in quel periodo essere una danza francese o spagnola voleva dire avere un ritmo piuttosto che un altro, un modo di scrivere una melodia piuttosto che un altro, quindi le differenze in Europa ci sono, ma sono tutti insieme, e quando si fa musica, quello che diceva Martina, cioè la musica, proprio perché non ha un non ha le parole, è universale. L'ascolto io, l'ascolto un francese, un tedesco. Poi ci sono le dovute differenze ed è bene preservarle, parlarne. La musica giapponese non è quella americana e anche all'interno dell'Europa. Però di base i grandi compositori e musicisti hanno sempre viaggiato in tutta Europa, si sono ispirati. È un termine che oggi va molto di moda, che fa pensare all'acqua sporca, purtroppo, che è la contaminazione, però è questo, cioè oggi si usa molto in musica, no? Le contaminazioni culturali. Vorrei trovare un termine più interessante, magari più bello, però è questo. I compositori hanno sempre viaggiato in Europa, si sono formati a Roma, poi tornavano a Parigi, poi andavano in Germania, ed era normale, e oggi che il mondo è globalizzato è ancora più semplice, diamo per scontato andare in Erasmus, studiare alla Hochschule, invece nonostante oggi sia così facile e così bello poter fare l'Erasmus, andare a studiare violoncello in Finlandia e poi tornare e portare quell'esperienza, ancora ci sono molte divisioni e molti pregiudizi. Sì, parlavi di differenze di stili, di culture, però differenze che sono in realtà una ricchezza, non possono essere motivo di conflitto. Voi avete già avuto l'opportunità di fare una vostra esperienza, la vostra è la generazione Erasmus, insomma, no? Quindi, voglio dire, avete avuto occasione di fare già un'esperienza europea, e quindi qual è la vostra, che tipo di esperienza avete fatto? Allora, io ancora non ho avuto un'esperienza proprio Erasmus, però ho fatto una masterclass di violoncello qualche anno fa, quando ero più piccolina, quindi ancora non studiavo in conservatorio, in Germania. La scuola si chiamava, è tutt'oggi un'importante accademia musicale, si chiama Landesmusikakademie a Ochsenhausen. Credo di ricordare che fosse in Baviera, più o meno, geograficamente parlando, e io ho proprio notato la differenza proprio, anche proprio dei mondi diversi. Secondo me è anche più capito, secondo me, questo discorso qua della musica che avvicina in un ambiente come quello. Invece qua, secondo me, c'è ancora un po' da... Quando dici c'è ancora un po' da lavorare. Parli dell'Italia? Sì. Leggermente, pochino, perché c'è anche, per esempio, durante il lockdown, facendo parte del gruppo di musicisti, appunto facendo parte della musica, ho visto che c'è stata dedicata un po' poca attenzione, mentre in Germania ho sentito un pelo di più questa unificazione, appunto, che dà la musica. E secondo me il messaggio lanciato proprio dal testo di Schiller, quindi dall'Inno alla gioia di Beethoven, è un invito, secondo me, ad avvicinarci tutti sotto questo punto di vista. E la tua esperienza, Marco, invece? Allora, in realtà come pianista non ho avuto moltissime esperienze, come compositore già di più, quindi di brani eseguiti anche all'estero, e devo dire che è sempre un'esperienza interessante, perché in effetti la bellezza anche delle varie scuole che ancora ci sono in Francia, in Germania, così, o nel Nord Europa,
è che gli insegnanti che si sono formati in un determinato luogo geografico sono cresciuti con determinati aspetti o interessi nei confronti di qualcuno più del timbro, qualcuno più del linguaggio, qualcuno. Quindi quando poi tu dai nelle mani di altri i tuoi pezzi, loro fanno la loro interpretazione del brano del loro background, del loro bagaglio, e quindi il tuo brano assume forme sempre diverse. E quindi c'è questa idea, e si può imparare tantissimo, come infatti dicevi, anche dei corsi, di cosa scopri, dell'attenzione che vengono date a certe cose. Cioè la bellezza dell'Europa dovrebbe essere la capacità del confronto, di imparare chi in questo paese fa meglio questa cosa. Allora prendiamo anche noi questa legge, oppure ma andiamo a vedere come si studia musica a Parigi, magari su un aspetto in cui a Parigi fanno meglio che a Roma, o magari noi stessi poi quando andiamo a studiare all'estero, molti miei amici musicisti tornano e dicono ma il livello in questa scuola in Germania è molto più basso che in Italia, però noi cresciamo con l'esterofilia, per cui sì, e cioè, perché loro non possono imparare da noi? Cioè perché non comunichiamo, non suoniamo tutti insieme? Era un'esperienza personale la mia, però condivido assolutamente quello che hai detto, perché ho avuto comunque anch'io dei feedback così da parte di altri miei amici musicisti che hanno fatto queste esperienze, quindi condivido in pieno. Quindi il valore di viaggiare, di conoscere, di dire come suonano in Francia, come suonano in Germania, qual è l'attenzione, più le arcate, le riteggiature, più il suono, cioè, e quindi si può fare veramente un lavoro tutti insieme, e questo cercano di farlo anche alcune orchestre europee che esistono, c'è l'orchestra giovanile europea e quella dei non più giovani che hanno deciso di fondarla per i che non avevano più l'età per poter stare in orchestra giovanile, che sono realtà meravigliose con grandissimi direttori. Abbado ha fatto moltissimo per queste orchestre, e ci sono, e sono musicisti di tutta Europa e suonano insieme con i più grandi direttori europei, con il piccolo paradosso che avevano sede a Londra, e ovviamente con la Brexit adesso sono una a Ferrara e l'altra in Germania, e hanno dovuto risettarsi, quindi con questo paradosso assurdo di dover fare un'orchestra europea dove adesso gli inglesi non possono più suonare, cioè diventa un po'. Però per dire, avremo tanto da imparare e da dare agli altri paesi, dagli altri paesi, e queste esperienze per fortuna oggi sono anche sempre più semplici, perché viaggiare è molto più facile, così. Quindi insomma condivido anche. Sì, aspettando che finalmente passi questo periodo così di difficoltà e di anche nel viaggiare, quindi naturalmente. E voglio ricordarvi a questo proposito, a proposito di orchestre giovanili, che il primo di ottobre si esibirà nell'isola di Ventotene, una delle tante orchestre giovanili, sarà la European Spirit of Youth Orchestra, che è composta da giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei. Anche loro eseguiranno l'Inno alla Gioia, e per rendere omaggio ovviamente al luogo in cui è nata l'isola di Ventotene, in cui è nata l'idea dell'Europa unita. Tra l'altro questa orchestra è un ente che promuove la formazione musicale come strumento di diffusione appunto degli ideali europei. A me è parso di cogliere un certo scetticismo nelle parole di Martino, un po' di pessimismo insomma sull'adesione qui in Italia tra i giovani, tra le nuove generazioni, l'adesione all'ideale europeo. Come vedete? Cioè, sarebbe un po' un mito da sfatare, perché non è molto, cioè, nel senso, comunque non è vero che non ci dedicano attenzioni, però semplicemente vedo più coesione all'estero, per quanto riguarda la musica, solo per quanto riguarda questo, che sì, credo sia comunque un ideale condiviso, perché c'è, cioè, comunque io ho modo di confrontarmi, di relazionarmi con altri miei colleghi, appunto, e è un ideale che è abbastanza comune. Io credo anche che si sia sicuramente rafforzato in questo periodo, perché ci siamo resi conto poi che l'Europa è stato un sostegno fondamentale e sarà un sostegno fondamentale per riuscire a superare questa fase, anche per come dire, l'appoggio economico, il recovery fund, eccetera, eccetera. E ci stiamo avvicinando alla fine di questo purtroppo breve incontro, perché ci sarebbero veramente tante cose da dire, tante cose da raccontare.
Vi chiedo un'ultima cosa, come vedete il vostro futuro europeo? Che c'è nella vostra, adesso voi state, siete ancora nella fase della forma, anche se avete già un'esperienza solida, però siete ancora nella fase della formazione. Come vedete il vostro futuro? Quali sono le vostre aspirazioni? E c'è un futuro europeo per voi? Allora, io spero di poter fare un'esperienza Erasmus, di interfacciarmi anche con il resto d'Europa, dei metodi di studio, come diceva prima Marco, però mi piacerebbe comunque rimanere nella mia terra, comunque, a studiare, insegnare, mi piacerebbe insegnare, ma anche per esempio lavorare in orchestra, comunque ci sono delle orchestre di altissimo livello qua in Italia, mi piacerebbe veramente tanto, però un'esperienza all'estero comunque mi piacerebbe farla. Certo, quindi andare all'estero per poi però ritornare in Italia. Sì, perché comunque c'è la mia terra e mi ci trovo molto bene comunque. Tu sei di Como, no? Io sono di Como, sì. E tu Marco? Ma diciamo che anche io sono abbastanza concorde sul fatto che in Italia si sta molto bene in realtà e in particolare ultimamente mi sto dedicando molto alla divulgazione, quindi lezioni, concerti, non so se si sente ogni tanto perde il segnale. Ogni tanto, magari okay. ti do il mio. Ah, va bene. Quindi lezioni, concerto, e di fatto sono cose in cui suono, parlo di musica, racconto, spiego, racconto una storia legata al compositore, a quel brano, faccio sentire quella cosa. Ed è una cosa che attualmente ovviamente è molto legata al fatto che parlo l'italiano e lo posso fare in Italia. Non ho un'altra lingua in cui potrei esprimermi così bene e fare divulgazione ad alto livello. Quindi ovviamente è una cosa su cui sto impegnando molto tempo qui. E certo la composizione invece è una cosa universale, cioè uno può veramente scrivere un brano e farlo eseguire in tutto il mondo potenzialmente. E qui mi ricollego a Beethoven perché appunto poi parlavamo anche di lui, che proprio negli anni in cui ha scritto l'Inno alla Gioia con questo invito alla fratellanza universale, non molti sanno, perché non è un repertorio molto conosciuto, che Beethoven comunque ha passato anni e anni, grazie a un editore musicale che era anche un musicologo e un grande appassionato di musica popolare, che andava in giro a raccogliere le melodie, ma dalla Danimarca alla Calabria, cioè proprio andava in giro per l'Europa a raccogliere melodie popolari. Beethoven ha, grazie a lui, ha conosciuto tantissime melodie popolari e le ha trascritte, le ha riarrangiate, le ha armonizzate, sempre in chiave in tutto sommato europeista, potremmo dire, cioè senza pregiudizi, un canto popolare appunto danese insieme a uno spagnolo, insieme a un italiano, uno tedesco, eccetera. E a me con la composizione piacerebbe fare questo. Devo dire che l'insegnante di composizione Antonio Giacometti del Conservatorio del Vecchi Tonelli qui di Modena ha proprio questa idea, cioè in un mondo globalizzato la musica deve parlare il linguaggio del mondo e spesso inserisce anche temi popolari di altri paesi, eccetera. E quindi in questo senso in chiave europeista la musica può dire molto e mi piacerebbe anche investire tempo sulla ricerca della musica dei diversi popoli, delle diverse nazioni, dei diversi paesi e metterli insieme perché appunto la musica è un linguaggio universale. Bene. Di buon auspicio insomma per il futuro, speriamo tutti noi di superare questa fase e di veder crescere, vedere finalmente realizzato questo ideale che dopo la seconda guerra mondiale, è vero quello che ha ricordato anche il presidente Profumo, che la costruzione dell'Europa ha garantito un lunghissimo periodo di pace, probabilmente il periodo di pace più lungo nella storia del continente. Io ringrazio Martina, ringrazio Grazie. Marco, faccio a loro naturalmente tanti auguri per la loro formazione e per la loro carriera e ricordo appunto l'appuntamento del primo ottobre con la Giornata Europea delle Fondazioni, titolo dell'evento Risuona Italia, tante piazze, una sola comunità. Grazie, arrivederci.